Care amiche e cari amici, benvenute e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi è giunto il momento di parlarvi dell'undicesimo principio del transurfing. Il principio di oggi è la sicurezza. Però, siccome è un principio molto, ma molto importante, in particolar modo per me e penso anche per tutti voi, ma è per me in particolare, perché guardate, sembra quasi che ogni giorno in cui vi parlo di questi principi, sembra proprio che cerco di metterli in pratica. Sembra proprio che in quel giorno mi succedano delle cose per mettermi alla prova. Alla prova nel senso che testano la mia effettiva pratica del transurfing. Io non so come spiegarlo, però è così. Oggi, per esempio, sono successe ancora delle cose diciamo, per le quali è molto importante l'applicazione del principio di cui sto per parlarvi. E siccome ribadisco è molto importante, consentitemi, ma devo assolutamente avvalermi del testo di Zeeland perché non vorrei dire diciamo, delle stupidaggini e quindi essere il più preciso possibile. Di che cosa parla questo principio? Questo principio recita che per acquisire sicurezza bisogna rinunciare ad essa, perché la natura dell'insicurezza sorge dall'eccessiva importanza, dal valore, diciamo, eccessivo che noi diamo a persone e ad eventi. La sicurezza, diciamo, non mi serve perché, come dice Zeeland, se io, diciamo, non ho nulla da difendere e nulla da conquistare, non ho nessun motivo per avere paura e per provare agitazione o ansia. Perché se nulla ha per me un'importanza eccessiva, lo strato del mio mondo è trasparente e puro. Per cui io praticamente cosa devo fare? Devo rinunciare all'importanza, io, voi o tutti noi, dobbiamo rinunciare all'importanza e proseguire, muoverci lungo la corrente delle varianti. Abbiate pazienza, ma devo obbligatoriamente dare un'occhiata al testo di Zeeland perché è molto, ripeto, importante essere precisi. Quindi devo essere vuoto e non fornire appigli di sorta e quindi non dare la possibilità ai pendoli, diciamo, scusate, ma c'è una zanzara che voleva mordermi, quindi l'ho dovuta cacciare via. E quindi, diciamo, non do possibilità ai pendoli di agganciarmi, non dando importanza eccessiva a nulla e a nessuno. E quindi non ho nessuna necessità di lottare. Devo andare tranquillamente avanti per la mia strada e prendermi ciò che mi spetta. Questa non è una posizione, diciamo, di fragile sicurezza, ma è proprio invece una coordinazione calma e consapevole. Questo è quello che recita questo principio della sicurezza. Perché ho detto che è importante per me? Perché io effettivamente anche oggi ho dato un'eccessiva importanza a degli eventi e a delle persone, importanza che non dovrei dare. Io dovrei andare avanti per la mia strada, non dare importanza a tutto quello che succede
all'esterno, a queste persone, a questi eventi. Non mi devo fare condizionare. Condizionare. Questa insicurezza, dice, continua Zeeland dando ulteriori spiegazioni, cosa fa? Crea, lui dice, un circolo vizioso. Più diamo importanza, più è importante, più dà importanza al nostro fine e al nostro desiderio di raggiungerlo, tanto maggiore sarà l'insicurezza. Quanto maggiore saranno l'ansia, la preoccupazione, tanto più velocemente trovano giustificazione di essere. La lotta, ecco, una cosa da evitare è lottare per dimostrare il proprio valore, perché toglie un'energia incredibile, come pure il senso di colpa in generale, e tutte e due queste cose trasformano la vita in una specie di vegetare da falliti, dice Zeeland. E della liberazione dal senso di colpa ne abbiamo parlato ieri, ma si ribadisce ancora questo concetto. Quindi anche cercare di dimostrare il proprio valore toglie energia. Noi non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, ecco, in parole semplici. Come si fa a uscire da questa specie di situazione definita da Zeeland un labirinto? In alcun modo, dice Zara, non c'è via d'uscita. Sembrerà una cosa strana. Il segreto, però, continua, sta nel fatto che i suoi muri, i muri del labirinto, crolleranno quando noi cesseremo di smetteremo di cercare l'uscita e ridurremo l'importanza attribuita alle persone e agli eventi. Rinunciamo diciamo, a dimostrare anche la nostra importanza. E sarà così che lotteremo proprio in modo incondizionato la sicurezza. Ecco, questo è un sunto. E ribadisce ancora, smettete, che dobbiamo smettere di giustificarci con chi ci sta attorno. E così solo ci libereremo dal senso di colpa. Quindi si rifà ancora al principio di ieri, quello della liberazione. Allo stesso modo continua, se noi cessiamo di dare importanza a ciò che è esterno a noi, a questi oggetti o persone esterne, questi cesseranno di dominarci con il loro valore. E infine, lui parla sempre del fatto che la coordinazione va raggiunta con l'unione, nell'accordo di anima e ragione. Per ottenere questo, diciamo, questo accordo, lo cito testualmente perché sono dei concetti un po', diciamo, difficili da ripetere con parole mie. Insomma, lui cosa dice? Che per ottenere questa unione di anima e ragione sarà sufficiente porsi in ascolto degli imperativi del proprio cuore e vivere in conformità al proprio credo. Ecco, questo è quello che riguarda tutto quello che Zeeland esprime, diciamo, facendo una specie di riassunto, per quanto riguarda il principio della sicurezza. Ma io, che ho letto gli altri volumi, quelli della trilogia originale, vi posso assicurare che è proprio così. La cosa fondamentale, importantissima, è ridurre al minimo l'importanza. Noi non dobbiamo dare importanza ad alcunché, non dobbiamo concedere appigli a nessuno e a nessuna cosa, all'esterno e all'interno di noi stessi. Dobbiamo solo concentrarci sul nostro fine. Con nonchalance, senza ansia e preoccupazione che non si possa realizzare, senza dare troppa enfasi a questo nostro desiderio, restando calmi, concentrati e coordinati. Ecco, questo è, diciamo, quello che io penso, di cui parla Zeeland, e che anche oggi
un po' mi ha messo cioè la mancata, diciamo, pratica di questo principio anche oggi mi ha messo un po' in difficoltà, però ribadisco che questo corpo, questo, diciamo, questa specie di diciamo, la corso, diciamo, corso pratico per gestire la realtà, la chiamata Z in 78 giorni che io sto cercando di mettere in pratica insieme a voi, mi sta aiutando moltissimo e spero che possa farlo anche con voi. A questo punto, oggi è venerdì, si prospetta il weekend e quindi che cercherò di affrontare con serenità, serenità che in parte ho recuperato. E quindi vi do, appunto, vi do come al solito, vi mando un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, che secondo me è quello che importa, e a tutti quanti voi che mi seguite, senza distinzione, certo, ci sarà qualcuno che magari mi segue più, diciamo, mi segue molto di più, c'è, diciamo, non per citare sempre la stessa cosa, la mia follower number one che ha visto tutti i miei video e continua a supportarmi, c'è la mia amica Stefania che continua, diciamo, a supportarmi anche lei con i suoi suggerimenti e con i suoi commenti, c'è il cattivo maestro che ogni tanto mi fa qualche commento. Che mi supporta anche se involontariamente, ma comunque mi supporta, e tanti altri. Ho visto che qualcuno di nuovo, adesso mi viene in mente Barbara, insomma, che mi ha commentato in qualche video, e insomma, e altri che si sono iscritti da poco al canale, che è la cosa che a me fa molto piacere. E insieme a tutti voi spero di riuscire a portare a termine questo benedetto corso sul Transurfing. Ancora una volta vi mando un caro saluto e vi do un arrivederci sul mio prossimo video.